Buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio il Presidente Vera che ha promosso e organizzato il convegno di oggi e lo ringrazio per aver. Ho voluto riunire intorno al tavolo alcuni tra i più autorevoli storici, politologi, giuristi italiani per un confronto su due idee che mi stanno particolarmente a cuore, il concetto di nazione e quello di patria, concetti fondamentali della filosofia politica, della storia, delle idee che hanno prodotto una letteratura sterminata sui quali ci sarebbe moltissimo ovviamente da dire. Di certo non voglio e non posso competere con gli studiosi che hanno raccolto l'invito di un altro grande intellettuale come il Presidente Pera. Però non voglio rinunciare a fornire qualche spunto di riflessione. Il primo elemento può sembrare quasi banale, ma a mio avviso non lo è. Non è un fatto scontato che oggi nella sede della biblioteca del Senato si discuta di nazione e patria. Non è irrilevante che oggi queste idee siano diventate centrali nel dibattito politico, in quello storico, filosofico, giuridico e siano uscite da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate. Perché ovviamente considerate a torto idee retrograde, reazionarie, obsolete, se non addirittura pericolose a tratti. Io invece ho sempre pensato che tanto la nazione quanto la patria fossero società naturali, cioè qualcosa che è naturalmente nel cuore degli uomini e dei popoli e prescinde da ogni convenzione, esattamente come è una società naturale la famiglia, che non a caso uno dei padri del risorgimento come Mazzini ha definito la patria del cuore, così come non è un fatto, un fatto irrilevante che definirsi patrioti non sia più oggi considerato un appellativo dispregiativo o comunque obsoleto, ma un elemento condiviso e rivendicato praticamente da tutte le forze politiche, incluse quelle che in passato lo ritenevano quasi un'infamia. È una grande vittoria e sono orgogliosa del contributo che anche noi abbiamo dato in questa direzione. Perché il mio sogno è vivere in un'Italia nella quale pur nelle differenze tutti possano definirsi e agire da patrioti, ovvero da persone che antepongono l'interesse della nazione all'interesse di parte o di partito. Io non ho mai creduto alla tesi della morte della patria. Certo è senza dubbio che l'idea di patria sia stata in crisi per anni, che sia stata spinta nel cono d'ombra della storia, ma non è vero che quell'idea... Uh, era dissolta, non lo è mai stata. Ha invece continuato a fluire nella coscienza del popolo anche inconsapevolmente e adesso è riemersa in superficie con tutta la sua forza, è tornata, uh, diciamo, a manifestarsi alla luce del sole. Spetta ovviamente a noi però il compito di alimentare quella coscienza, esserne in qualche maniera eh, sorgente di valorizzazione. E arrivo così al secondo spunto di riflessione che vorrei consegnarvi. Come sapete io sono molto affezionata alla splendida definizione di nazione che ha dato Ernest Renan. Lui diceva che la nazione è una grande solidarietà costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile, che è il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. L'esistenza di una nazione, diceva Renan, è un plebiscito di, di ogni giorno. Per Renan era fondamentale la comunità politica, ovvero l'insieme dei valori che uniscono un popolo, ma è altrettanto fondamentale che quei valori siano rinnovati continuamente, una scelta che siano voluti. Non basta riconoscere ciò che ci tiene uniti, è necessario che quel senso di appartenenza a un comune destino sia alimentato ogni giorno, che sia testato nei fatti, che sia provato nelle scelte che ognuno di noi fa nel suo quotidiano, perché i legami non sono uh, catene. E riconoscerci parte di qualcosa di più grande non ci rende più deboli, anzi è l'esatto contrario: quei legami ci rendono più forti, ci rendono più solidali, ci rendono più aperti l'uno all'altro. Solo una fo sulla forza di quei legami una nazione può rimanere viva e vitale, può rigenerarsi, resistere agli inganni dello, dello sradicamento, dell'omologazione, della disumanizzazione. Solo